Buonasera coach, allora per quelli che non lo sapessero, per lei è un ritorno alla SIGEC, ho fatto 3 anni con dei campionati molto importanti. Ecco, la prima domanda è, si aspettava una nuova telefonata da Curioni? Aspettarsi è una parola grossa, soprattutto nel nostro lavoro, in questo periodo del nostro lavoro, però con la Segeco mi sono lasciato molto bene, siamo rimasti in grande amicizia e sintonia, continuavamo a sentirci per saluti, per amicizia appunto. E quindi, nonostante avessimo preso strade diverse, quando sono stato richiamato la cosa mi ha fatto piacere perché, come ha detto lei, credo che abbiamo fatto delle cose importanti insieme in quel periodo. Era un'altra società, aveva degli altri obiettivi e siamo stati bene dal punto di vista tecnico e anche umano. Quindi adesso ritrovarsi in parte, perché la società è quasi nuova, del tutto nuova e la squadra allo stesso tempo non c'è più nessuno di quelli che allenavo io al tempo. È stimolante, è molto stimolante ed è anche bello perché vuol dire che si è lasciato qualcosa nel tempo. Ecco, lei giustamente ha sottolineato un paio di volte che la società non è più quella di un tempo, nel senso che è ovviamente nata dall'unione adesso di due società, che è Casal Pusterlengo e Piacenza. A che punto è adesso la crescita di una società che nasce ovviamente da un'unione e non è mai facile trovare gli equilibri? Ma io vedo grande armonia, le persone che ho conosciuto vedo grande armonia. È chiaro che per motivi logistici e anche di impianto, perché chiaramente noi abbiamo a disposizione il campus di Codogno, che è una struttura penso unica, che dà la possibilità di allenarsi in un certo modo. Siamo a Codogno, però la squadra sta cercando e si cercherà di avvicinarsi molto a Piacenza, ci sono 3 giocatori che abitano lì, abbiamo dei ragazzi che provengono dal settore giovanile, che si allenano di Piacenza, che si allenano con noi. Mi sembra di vedere grande armonia, soprattutto tra Stecconi, Curioni, le persone con cui vengo a contatto. Non credo di essere io il più adatto a parlare di questo, perché abbiamo iniziato da 10 giorni e quindi sto cercando anch'io di capire, però mi sembra che ci sia grande unità di intenti, chiaro che il proprietario, insomma, è sempre Franco Curioni, e quindi, però sono convinto che ci sia dietro un progetto interessante di sviluppo. Decisamente interessante. Venendo alla parte tecnica, ovviamente quella che le compete di più, giustamente sono 10 giorni di lavoro con la squadra. Ecco, che cosa si aspettava di trovare in questi 10 giorni e che risposte ha avuto? Ma mi aspettavo di trovare dei giocatori motivati e dei giocatori in buona condizione. E questo avrebbe dimostrato che le scelte fatte sono state giuste. E così è avvenuto. I ragazzi si sono presentati in buone condizioni e hanno accettato il lavoro con grande entusiasmo. Poi oggi sorridevo perché, chiaro, siamo in periodo di campagna abbonamenti, siamo in periodo di ricerca di sponsor, parlo per tutte le società, leggevo i commenti di tutte le società che hanno iniziato adesso la preparazione, stanno facendo le prime uscite, i primi test, tutti sono strafelici, tutti sono stracontenti, tutti sono strapositivi, tutti faranno i playoff, tutti, tutto bene, tutto bello. È chiaro che è presto, dobbiamo fare ancora tanta strada, abbiamo fatto solo la prima settimana, c'è tanto lavoro da fare per presentarsi alla stagione e ci sarà tanto lavoro da fare durante la stagione. Ecco, questa è l'unica cosa che noi ci proponiamo, di lavorare con entusiasmo, di lavorare con serietà e di lavorare con lo spirito giusto. Un girone difficile, subito l'esordio con Treviso che insieme a Fortitudo e Trieste dovrebbero rappresentare le 3 squadre più forti di questo campionato.
Sicuramente sono le piazze che muovono anche un interesse maggiore, hanno una storia alle spalle importante, hanno tantissimi abbonati, hanno impianti di categoria superiore e si sono mosse sul mercato in maniera, direi, molto 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 importante. E, però non ci sono solo, contavamo l'altro giorno in base ai discorsi da pre-season, che ci sono veramente tanti roster interessanti e tante squadre costruite in un modo importante. Basti vedere alla Montegranaro neopromossa che quintetto che ha allestito. Quindi voglio dire, sì, ci sono delle squadre a cui aggiungerei anche Verona, che sono importanti, ma poi ce ne sono delle altre, in primis Ravenna, che credo abbia una squadra, visto il campionato che ha fatto l'anno scorso, una squadra molto completa, Udine, ce ne sono tantissime. Quindi noi non dobbiamo preoccuparci degli altri, dobbiamo preoccuparci della nostra crescita e di fare un passo alla volta, poi alla fine della regata alzeremo la testa e vedremo quanto bravi siamo stati. Ecco, alla fine della regata sarà contento per quale piazzamento della sua squadra? Ah, io questi discorsi li lascio ad altri. Io obiettivamente, dopo una settimana di lavoro, non si può parlare di piazzamenti o di altro. Io sarei contento di stare in salute sempre con la squadra al completo e sarebbe il più bel regalo. Poi ho imparato che non è sempre chi è più talentuoso, non è sempre chi è più forte di esperienza o economicamente che fa i risultati. Chi va avanti è chi sa diventare squadra e sa fare le cose importanti per vincere. E quindi ogni anno ci sono delle squadre che sorprendono. Ecco, noi vogliamo sorprendere. Noi vogliamo sorprendere. Lasciamo agli altri i proclami. E noi vogliamo sorprendere, sapendo che siamo in un girone molto 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 competitivo, però questo dà anche stimoli a lavorare ancora di più per giocare contro squadre che gli addetti ai lavori titolano già come imprendibili, ma lo sport è fatto per smentire tutte queste cose, quindi noi vogliamo lavorare. Proclami non è nel mio modo di pensare lo sport. Io credo che uno ottiene quello che si guadagna. E sarà il campo, coach, a parlare. Noi la salutiamo e le facciamo ovviamente l'in bocca al lupo per il campionato con la Sigeco. Grazie, arrivederci, grazie a tutti. Riprendiamo la linea.